Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo diretto. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché faremo il punto della situazione su cosa è stato annunciato durante il Nintendo Direct appena trasmesso e anche se possiamo ritenerci soddisfatti di quanto visto. Parlo al plurale perché dopo avervi visti in così tanti in live, ora sono curioso di sapere la vostra nei commenti. Come al solito vi aspetto per sapere le vostre impressioni e quali sono i titoli che più vi hanno colpito e magari quali sono le cose che vi hanno fatto storcere il naso. Se siete nuovi invece iscrivetevi immediatamente al canale per prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! È doveroso partire con una considerazione che va oltre il semplice contenuto del Direct. Questa volta i leak ci hanno preso alla grandissima e Pioro ne esce fuori come una delle voci più autorevoli del momento. Anzi, fossi in lui, non risponderei più al telefono né aprirei la porta di casa. Mi sa che Nintendo ha già sguinzagliato i suoi legali. È entrato così tanto nel dettaglio sul contenuto della presentazione da non lasciare alcun dubbio sulla sua autorevolezza. Sarà anche lui un impiegato YouTube? Chissà, intanto però direi che c'è stato l'ennesimo intervento fuori tempo per Zippo e direi che c'è stato anche un grandissimo schiaffo in faccia a tutti quelli che per anni hanno parlato di un Donkey Kong pronto per essere svelato. Dopo il Direct di oggi, solo lo scimmione con la cravatta è rimasto praticamente l'unico a non avere un titolo dedicato. Tutti questi fantomatici leak... Bah. Va bene, tolte le premesse, sono soddisfatto di questo Direct? In larga parte sì, gli annunci belli corposi ci sono stati, il cui impatto magari è stato mitigato da leak, c'è stata poi qualche piacevole sorpresa che ora passeremo in rassegna, ma ci sono stati anche dei momenti morti, qualche doloroso assente e dei titoli che mi hanno lasciato un bel po' interdetto. Non si tratta ovviamente del miglior Direct estivo di sempre, però se pensiamo che un mese fa Nintendo ha pubblicato il gioco più importante dell'anno ed eravamo ormai pronti, fino all'altro ieri, a passare un'estate smorta su Switch, questo Direct assume tutto un altro sapore. In tutto ci sono stati circa una trentina di titoli e partirei dalle cose che mi hanno convinto di meno. Sono assolutamente bocciati, almeno per me, tutti i free to play dall'aspetto molto generico e quei farming simulator che per un attimo mi hanno fatto temere per il peggio. Non me ne vogliate, ma boccio anche l'apertura con i DLC di Pokémon e la presentazione di Detective Pikachu 2. Sono sicuro che il titolo sarà divertentissimo e che ci saranno stati parecchi fan di questo spin-off impazienti di vedere un suo ritorno, ma una grafica del genere nel 2023 non si può vedere. Sembra sia stato fatto il minimo sforzo nel riutilizzare l'engine grafico utilizzato su 3DS e il risultato è abbastanza imbarazzante. Ho trovato anche parecchio moscia l'apertura con il DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto. Come avete fatto notare giustamente in chat, comunicazioni del genere solitamente vengono gestite all'interno di Pokémon Presents e mi sarei aspettato un inizio più scoppiettante. Inoltre la mia live è stata demonetizzata a causa di questi due trailer, veramente una cosa senza senso. Ho un po' di dubbi poi sul nuovo WarioWare. Dopo che Get It Together aveva fatto di tutto per dare nuova linfa vitale alla serie, questo Move It mi sembra più sul filone delle demo tecniche che hanno un loro fascino durante il primo periodo di commercializzazione di una console e col passare del tempo non fanno altro che diventare stucchevoli. Poi l'uscita di un WarioWare del genere rappresenta sempre due cose. La prima è che si è scelto di non dare spazio a Hidden Paradise, l'altra che è sempre più lontano il ritorno di Wario all'interno di un platform tutto suo. Un vero peccato. Comunque, tra questo e Everybody Want to Switch, non c'è neanche bisogno di chiedersi perché uno dei due non è stato inserito all'interno di questa presentazione, no? E qualcuno fermi le cringiate di Koizumi. Se non altro, questa volta il siparietto è durato poco, anche se ho avuto paura potesse ripetersi l'incubo della partita a pallavolo di qualche Direct fa. Ed è anche un peccato che nel listone dei DLC che ci aspettavamo, infatti sono apparsi sia Mario Kart che Mario Rabbids, Zelda sia stato calcolato solo in funzione di due nuovi amiibo di cui già avevamo ipotizzato l'esistenza. Chissà se e quando Nintendo deciderà di ufficializzare l'esistenza di un Season Pass per Tears of the Kingdom. E visto che ci siamo, togliamoci subito di mezzo i grandi assenti.
progetti. Tolti progetti come F-Zero GX Remaster o un ritorno di Star Fox e compagnia bella, che sono più che altro sogni di un fan, mi ha fatto stranissimo non vedere Persona 3 Reload, che a questo punto immagino non sarà portato sul vecchio hardware Nintendo, e allo stesso tempo l'assenza di Metroid Prime diventa sempre più ingombrante. Allo stato attuale bisogna mettere pure in dubbio che si tratti di un titolo cross-gen, potrebbe direttamente slittare su un ipotetico successore di Switch. So che molti di voi vedranno questo Direct come un Super Mario Direct, e in parte è vero, ma secondo me anche il supporto delle terze parti ha retto benissimo, e ci sono state delle sorprese stra-interessanti. L'arrivo di Vampire Survivors è stato studiato con un timing perfetto, e se non lo avete giocato su altre piattaforme vi consiglio di recuperare questo indie tutto italiano, perché è una vera e propria droga, un'opera piena tra l'altro di citazioni a Castlevania e di battute che solo gli italiani capiranno, imperdibile. Sonic Superstars è un progetto interessante, anche se su Switch il motore grafico non sembra proprio faccia gridare al miracolo, ma da amante dei platform sono rimasto molto più colpito dal nuovo progetto ad opera dei creatori di Sonic Mania. Penny's Big Breakaway sembra incarnare l'essenza dei platform in 3D dei primi anni 2000 e porta con sé tante suggestioni prese direttamente dai più grandi esponenti del genere. Ci ho visto tanto del movimento di un Super Mario 64 e anche Sunshine, le sequenze adrenaliniche di un Sonic e anche alcune cose prese direttamente da Crash, il tutto amalgamato da un'estetica colorata quanto nostalgica. L'ho definito un Billy the Hatcher che ci ha creduto fino in fondo e anche in questo caso sono curiosissimo di scoprire questo progetto all'inizio del prossimo anno. Oltre ai platform, anche i JRPG hanno ricevuto dei degni rappresentanti e sono rimasto veramente colpito dal lavoro svolto da Square Enix con Star Ocean The Second Story R. Si tratta di un remake a tutti gli effetti che si posiziona in modo curioso tra l'estetica PS1 e quanto visto in titoli recenti proposti in HD 2D. Il risultato sono dei personaggi in sprite bidimensionali che si muovono però in dei contesti 3D che sostituiscono i fondali pre-renderizzati dell'epoca. L'ho trovata una scelta molto azzeccata che cattura l'estetica di quel periodo e propone qualcosa di quantomeno inusuale. Io l'originale non l'ho mai giocato, ma da molti viene riconosciuto come uno dei capolavori del genere, di sicuro il migliore tra gli Star Ocean, e vi dirò, una riproposizione del genere me la gioco stravolentieri, anche perché sembra siano stati fatti dei passi in avanti enormi per quanto riguarda il combat system, che mi ha ricordato tantissimo il primo mitico Valkyrie Profile, non quella roba che oggi ci propina Square. L'uscita prevista per il 2 novembre è stragradita e speriamo in un'edizione fisica. A proposito di edizioni fisiche, ci sono due collection, anzi tre, che mi hanno gasato e non poco. Sono stracurioso di vedere come l'Arkham Collection verrà gestita su console ibrida. La trilogia di Batman la aspettavamo da un bel po' di tempo e finalmente questo autunno potremo mettere le mani anche in portabilità su questi tre titoli pazzeschi. Però mi domando come faccia la Switch a far girare Arkham Knight, un titolo che metteva in crisi PS4 e Xbox One. Ho controllato e il progetto è stato gestito da Turn Me Up, uno studio specializzato in porting per console ibrida. Non sono certo gli ultimi arrivati, però fossi in voi aspetterei, prima di preordinare il titolo, un feedback da parte delle recensioni. C'è qualcosa che mi puzza. E molto bene, anzi benissimo, per la collection dei Metal Gear Solid, che come era lecito aspettarsi, arriverà il 24 ottobre, un mese zeppo di roba, anche su Nintendo Switch. Speriamo in una bella edizione fisica perché questo volume 1 della Master Collection in realtà è una di quelle raccolte celebrative che non si limitano a riproporre tre giochi, ma aggiungono tanti contenuti bonus che meriterebbero una riedizione tangibile. E comunque non dimentichiamoci del valore storico dietro all'arrivo di tutti e tre i primi Solid su console Nintendo. Ora dateci Twin Snakes e possiamo ritenerci soddisfatti. Sempre parlando di fisico, Nintendo è riuscita a trovare il modo di farmi comprare di nuovo Pikmin per la terza volta. Maledizione. I primi due titoli sono già disponibili al download su eShop, mentre il 22 settembre arriveranno in un'unica confezione fisica. Visto che singolarmente e in digitale i due Pikmin costano 30 euro l'uno, aspettatevi il full price per questa collection. Comunque so che molti di voi avranno trovato noiosetto il segmento dedicato a Pikmin, ma per una volta Nintendo ha reso giustizia a questa serie,
nella speranza di catturare l'attenzione del grande pubblico. Abbiamo così un trailer di gameplay esteso, la riedizione dei primi capitoli e anche una demo di prossima uscita. Ora spetta a voi, date una chance a Pikmin perché è proprio una serie che merita. E ora passiamo alle bombe del Direct. È incredibile pensare che un titolo così importante come Super Mario RPG venga ripreso da Nintendo e Square, dopo anni che l'idraulico italiano sembrava quasi allergico alle meccaniche da RPG. Il modo in cui si è scelto di aggiornare la veste grafica del titolo è molto particolare e secondo me bisogna farci l'abitudine. Assomiglia molto a quanto fatto da Grezzo con il remake di Link's Awakening, ma Super Mario RPG mantiene ancora più riferimenti al materiale originale, cercando di replicare, ancora una volta, quel netto stacco che c'era tra modelli dei personaggi e ambienti di gioco. Ci sono molte trovate carine, come il ricorrere alle vecchie animazioni dal sapore spartano, e nel complesso direi che il risultato è più che promosso e sono stracurioso di vederlo in azione sulla Switch, in particolare sullo schermo della OLED. Il 17 novembre è poi una data perfetta, anche perché due giorni dopo è il mio compleanno e so già come passerò il mio 34esimo anniversario di nascita. Ah, e aspettiamo di scoprire di più anche sul gameplay e in particolare sul combat system. Mentre sembra siano state riproposte tutte le sequenze originali, i combattimenti hanno subito un bel po' di stravolgimenti. Super Mario RPG era una sorta di GDR semplificato per non traumatizzare il pubblico attratto dall'universo narrativo di Mario che magari metteva le mani su un JRPG per la prima volta, ma ora sembra che siano state aggiunte parecchie variabili, tra cui anche un sistema di combo che potrebbero donare tutta un'altra profondità al titolo. Sono molto curioso di scoprire di più a riguardo. E a proposito di curiosità, sono stati veramente crudeli i due teaser successivi sparati a raffica. Del seguito spirituale di Super Princess Peach non sappiamo nulla. Sarà un platform? Così sembrerebbe, ma la meccanica delle emozioni, del titolo DS, sembra sia stata abbandonata in favore di un setting dove la principessa si ritrova a essere protagonista di una rappresentazione teatrale, che nella messa in scena ricorda molto alcune delle suggestioni viste nella serie di Paper Mario, e poi ci sono anche delle piattaforme che le consentono di trasformarsi sotto la luce dei riflettori. Che dire se non un grandissimo wow, ma anche boh, e da boh a bu è un attimo, perché totalmente a caso abbiamo scoperto che è in lavorazione una versione in HD di Luigi's Mansion 2 Dark Moon. La grafica sembra molto più pulita rispetto all'edizione per 3DS, ma scordatevi la pulizia grafica raggiunta da Next Level Games con Luigi's Mansion 3. E poi spero si prendano tutto il tempo necessario del mondo per aggiustare il frame rate, che mi è sembrato proprio terribile. E visto che ci sono, spero anche che sia data una sistemata alla struttura missioni di Dark Moon, che purtroppo tendeva a diventare eccessivamente ripetitiva e tediosa sul finale. Rimango comunque a chiedere il motivo di questi due annunci sparati così a caso e riguardanti due titoli ancora lontanissimi dall'essere pubblicati. Tra il teaser di Peach e il logo di Metroid Prime 4 non è che ci passa poi tutta sta differenza. Chissà quando vedremo concretizzarsi questo progetto e chissà quanto sarà cambiato una volta svelato ufficialmente. Abbiamo invece molte più certezze per quanto riguarda Super Mario Bros. Wonder, in uscita il prossimo 20 ottobre, che vi ricordo è esattamente lo stesso giorno di Spider-Man 2. Sono rimasto piacevolmente colpito da questo reveal perché finalmente i Mario in 2D sono riusciti a staccarsi dall'estetica e dal gameplay dei New Super Mario Bros. Abbiamo finalmente un Super Mario che propone nuovi concept di gameplay, nuove location, nuove situazioni e nuove soluzioni. Anche qui penso ci sia bisogno di abituarsi all'art style e ai nuovi modelli poligonali, ma vi invito sul serio a soffermarvi sulla qualità delle animazioni dei protagonisti. Sono ricchissime di dettagli e ho apprezzato particolarmente il modificarsi delle espressioni facciali durante azioni come la corsa, il salto o la planata. Sembra di trovarsi di fronte a un film di animazione. La stessa cura che ha messo Retro Studios nell'animare i Kong in Tropical Freeze, e ho trovato parecchi punti di contatto tra l'ultimo Country e questo Wonder. Anche qui poi abbiamo un sistema di combo che potrebbe riscrivere completamente il senso del completismo nei livelli di Mario e anche le dinamiche del multiplayer. Le trasformazioni poi, bellissime e divertentissime, sono un chiaro rimando all'esperienza di Mario Odyssey e alla libertà creativa che dovrebbe caratterizzare un'icona rivoluzionaria come Mario.
Non so, ma a me un trailer del genere mi ha stampato un sorriso ebete in faccia e più ci penso e più non vedo l'ora di provare questo nuovo platform. Insomma, abbiamo una seconda metà del 2023 ricca di cose interessanti e più di un valido motivo per guardare con curiosità come Nintendo deciderà di affacciarsi al 2024 e come la grande N deciderà di gestire l'ultimo periodo del ciclo vitale di Switch. Per me questo Direct è promosso, ha fatto il suo dovere, pur non regalando un momento veramente epico, ma questo, ripeto, è anche in parte colpa dei leak. Io vi ringrazio ancora infinitamente per aver partecipato in così tanti alla live, abbiamo segnato un nuovo record per il canale con oltre 1200 spettatori simultanei, una cosa pazzesca, e vi aspetto con trepidazione nei commenti per sentire che effetto vi ha fatto questo Direct. Vi ringrazio pure per essere arrivati fino in fondo e noi ci vediamo presto col prossimo video che arriverà quando arriverà. Mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Sonic Superstars tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Horas, Michele everybody, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ma cos'è?